Telespettatori di Telequattro, buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la notizia di un'ulteriore aggressione ai danni di vigilanti ancora al Park Silos di Trieste. L'aggressore è stato denunciato, è lo stesso della scorsa notte, però questa volta ha lanciato un mattone in direzione delle guardie giurate. Vediamo. Bloccato dalle guardie giurate e consegnato alla polizia che lo ha identificato e denunciato. Si tratta di un kosovaro di 31 anni e la stessa persona protagonista dell'aggressione e del danneggiamento dell'auto di servizio della notte fra mercoledì e giovedì, che si è reso protagonista del bis la notte scorsa. Va precisato che i vigilantes di STS Vigilanza e Sicurezza hanno come loro cliente il parcheggio Silos Saba vicino alla stazione centrale, che subisce spesso le conseguenze di quanto accade alle sue spalle nell'area abbandonata, che si è tramutata in un dormitorio per migranti. Perché naturalmente l'operatore ha l'obbligo di allontanare queste persone all'interno della struttura. Questa notte il secondo episodio, le pattuglie però precauzionalmente erano due. Il kosovaro si è avvicinato agli operatori di sicurezza minacciando di riempirli di botte, poi, allontanatosi di poco, ha raccolto un mattone da terra e lo ha scagliato verso la macchina di servizio. A quel punto le guardie giurate sono entrate in azione riuscendo a bloccare il soggetto in attesa dell'arrivo delle volanti dalla questura. Consegnato ai poliziotti, è stato identificato e denunciato. Resta da capire se, magari attraverso l'utilizzo del DASPO, sarà possibile evitare azioni recidive. Quanto all'azione delle guardie giurate sul territorio, è bene precisare che per estrarre l'arma bisogna sempre stare molto attenti e non è, sono situazioni molto particolari e per fortuna estremamente remote. La figura della guardia giurata è quella di ausilio alle forze dell'ordine, diciamo che si lavora a stretto contatto appunto con gli organi di polizia, i carabinieri, insomma le forze dell'ordine in generale, e quindi c'è comunque uno stretto contatto, una stretta collaborazione che viene fatta quasi giornalmente con loro. Corteo con successiva consegna di oltre 8.000 firme al Consiglio regionale da parte dell'Associazione Coscioni. Sfilavano numerosi cittadini che si battono da tempo per richiedere una regolamentazione rispetto al delicato tema del suicidio assistito. Dopo il deposito delle firme il Consiglio regionale avrà l'obbligo naturalmente di discutere la proposta. Naturalmente la nostra speranza, anche dopo le recenti notizie ricevute dalla SUGI, sia naturalmente che venga garantito il diritto stabilito dalla Corte Costituzionale di poter accedere al suicidio assistito anche in Friuli Venezia Giulia. 8.266 firme per obbligare il Consiglio regionale a discutere la proposta di legge sul suicidio assistito e la richiesta avvalorata dalle firme dei cittadini che oggi ha preso forma di un corteo che da Piazza Cavana ha portato l'Associazione Coscioni, alcuni consiglieri d'opposizione e diversi cittadini fino al Consiglio regionale in Piazza Oberdan. Con la nostra proposta di legge che andremo a depositare oggi andiamo a regolamentare proprio queste fattispecie, prevedendo una procedura che dall'invio della richiesta al via libera da parte della sanità regionale non debba arrivare a più di 20 giorni di iter. Oltre 3.000 firme raccolte in più rispetto a quelle necessarie in un momento in cui la città, la regione sta affrontando il tema sulla pelle di una persona, quindi è il momento in cui si vede che davvero importante questa legge, perché va a toccare le persone reali nei loro problemi concreti. Questa battaglia è di tutti e di tutte, anche perché non è sopportata solo dalla sinistra, ma dalla maggior parte della popolazione, anche chi vota centrodestra. Questo è un tema, a parer mio, molto importante, che deve essere caro anche ai giovani. Per questo noi ci siamo impegnati in banchetti, cercare di coinvolgere persone appunto giovani. Diciamo che la strada da fare è tanta, però iniziare a valorizzare un tema così importante è sicuramente un ottimo punto di partenza. Sul fine vita il Consiglio ha rimandato la discussione a novembre, volendo approfondire l'argomento nelle commissioni. La richiesta parte dal consigliere regionale Bullian di Patto per l'Autonomia. Auspichiamo che senza ideologismi si riesca a dare le risposte che la popolazione chiedono, e le 7.000 firme qua ne sono una testimonianza, ma anche quanto sta avvenendo in altre 4 regioni dove finalmente è stata decretata l'ammissibilità di proposte di legge regionali analoghe. Sono anche regioni di centrodestra come Veneto e Abruzzo.
Il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto 10 provvedimenti di DASPO della durata da 1 a 8 anni nei confronti di 10 tifosi appartenenti alle tifoserie dell'Aurora Pro Patria e della Triestina che in occasione dell'incontro San Giuliano City Triestina valevole per i play-out di ritorno del campionato di calcio di Serie C Girone A del 13 marzo scorso, al termine della gara si sono resi protagonisti di comportamenti intemperanti. In quell'occasione si è visto di tutto allo stadio comunale Ferruccio di Seregno nel primo pomeriggio appunto di quel 13 maggio, quando i tifosi delle squadre che giocavano i play-out si sono presentati allo stadio con la chiara intenzione di dare spettacolo. Accensione di petardi, fumogeni ed artifici pirotecnici accompagnati da insulti e cori sono stati il benvenuto che all'interno e all'esterno dello stadio hanno riservato alla tifoseria rivale, che ha risposto con uguale violenza caratterizzando le fasi iniziali dell'evento in programma, assai importante in quanto decisivo per la permanenza in Serie C di una delle due squadre. Collegamento credo ora con la sala operativa della polizia locale, sentiamo chi c'è in linea con noi, buongiorno. Buongiorno Posati, Gurtner. Buongiorno Gurtner, come va? Beh, tranquilli. Tranquilli, ok. Era meglio fino alle 12.59, però va bene lo stesso. Ah, ho capito. Situazione, ispettore? La situazione è tranquilla al momento, non ci sono grosse novità per quanto riguarda cantieri nuovi o strade chiuse, a parte il solito cinema, quindi stanno operando nella zona di Via Diaz, Mercato Vecchio, Cadorna e San Giorgio, ci sono dei divieti di transito e la sospensione solita della circolazione con i classici stop and go per le riprese cinematografiche. Faccio presente che dalle 20 odierne fino alle 8 di domani mattina ci sono ulteriori divieti sulle rive, in riva 3 novembre, tra Capitaneria del Porto e Molo Audace. Altre cose direi che per oggi non ce ne sono. Ispettore, grazie, buona giornata e buon lavoro. Saluti a tutti quanti. Allora adesso ci spostiamo, apriamo la pagina dello sport, perché tra i grandi protagonisti dell'impresa in Cina che ha valso alla squadra azzurra di pallanuoto le Olimpiadi, l'oro alle Universiadi, chiedo scusa, c'era anche il difensore della pallanuoto Trieste, Daniel Podgornik, e il coach Daniele Bettini. Ho fatto un po' di confusione, ma comunque il servizio di Marco Stabile sarà al solito preciso e perfetto. Medaglia d'oro al collo per Daniel Podgornik, conquistata alle Universiadi di Chengdu in Cina, tra l'altro con il coach della pallanuoto Trieste Bettini. Quale soddisfazione? Sì, una soddisfazione veramente enorme, soprattutto personale. È stato un percorso comunque difficile, c'erano squadre anche attrezzate, soprattutto l'Ungheria che abbiamo affrontato in finale era una grande squadra e siamo riusciti a portarci a casa questa medaglia. L'esperienza è stata assolutamente incredibile, vivere il villaggio giorno dopo giorno con altri studenti atleti di tutto il mondo, condividere emozioni, gioie, ma anche momenti tristi, di sconfitte, è stato veramente toccante ed emozionante, sono sensazioni che mi porterò per tutta la vita. Ora ovviamente la speranza di poter indossare la maglia azzurra, diciamo così, senior? Beh sì, quello è sempre il sogno che uno si porta nel cassetto, che non deve andare via mai, perché l'obiettivo deve essere l'obiettivo di tutti assolutamente, è quello che ti spinge giorno dopo giorno a continuare l'attività e la carriera professionistica, e deve essere così. Giocare una finale significa credo anche crescere come giocatore anche a livello di mentalità in prospettiva dei tuoi prossimi impegni. Sì, sicuramente è stata una grandissima esperienza anche da quel punto di vista, credo che mi farà sicuramente crescere, sono partite importanti di un certo spessore che mi farà sicuramente dare la grinta necessaria per le prossime partite future con la pallanuoto Trieste. Una nuova sedia per chi soffre di disabilità motoria è stata messa a disposizione dei bagnanti al Terzo Topolino. Chi ne avesse necessità, con l'aiuto del bagnino, potrà percorrere la rampa di accesso in acqua e fare il bagno. Vediamo il servizio. Anch'io, triestino che andavo in Slovenia e in Croazia e adesso a Sistiana Mare,
perché anche lì il sindaco ha fatto delle cose, posso venire ai Topolini a farmi il bagno. Facilitare l'ingresso in acqua alle persone che soffrono di disabilità motorie, una nuova sedia per i cittadini che ne abbisognano, che grazie all'aiuto del bagnino possono percorrere la rampa per fare il bagno. Mare senza barriere, strutture e servizi accessibili a tutti, anche in spiaggia, è l'iniziativa promossa dal Comune di Trieste al Terzo Topolino. Io con la mia carrozzina elettrica non ho la possibilità di andare in acqua, perché la devo tenere assolutamente in sicurezza. Quindi con un ausilio di questo genere, con l'aiuto del bagnino, io vado in acqua ed esco tranquillamente. Io ho una autonomia abbastanza alta, quindi non disturbo nessuno, solo ho bisogno del bagnino che mi porti via e che mi tenga in sicurezza la mia carrozzina elettrica. La sedia verrà custodita nel magazzino del Terzo Topolino, dove ogni mattina sarà a disposizione dei cittadini. Oggi credo che abbiamo scritto una meravigliosa pagina per la storia della nostra città. Una pagina magari piccola, con poche righe, però assai significative. Abbiamo inaugurato una carrozzina che consente alle persone portatrici di disabilità di venire qui ai Topolini e non limitarsi a prendere il sole, ma poter immergersi nell'acqua o, come diciamo noi, andare in acqua. E l'abbiamo fatto anche velocemente, l'abbiamo fatto su segnalazione di un cittadino, a riprova dell'importanza e di quanto siano preziosi i cittadini con le loro segnalazioni. Verso le 11 di oggi, in autostrada in direzione Trieste all'altezza di Cessalto, si è verificato un incidente che ha coinvolto 4 veicoli. Sul posto i sanitari del 118, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Al momento dell'impatto i mezzi si trovavano tutti sulla corsia di sorpasso e in poco meno di mezz'ora i veicoli sono stati spostati dall'asse autostradale. Si sono formate code fino a San Donà. Per non creare ulteriori ingorghi alla circolazione, la concessionaria ha attuato il protocollo che prevede il reindirizzamento virtuale del traffico, consigliato con pannelli a messaggio variabile sulla A27 e A28. I transiti sono sostenuti su tutta la rete autostradale, come da previsione vista la giornata da bollino rosso. Code a causa di traffico intenso sono registrate anche in ingresso al casello di Latisana. 42 opere di artigianato artistico compongono la mostra Relazioni, inaugurata ieri all'interno della stazione centrale, anch'essa, se vogliamo, un luogo di relazioni. Resterà alla stazione centrale fino al 29 ottobre la mostra Relazioni, inauguratasi ieri, allestita dalla Confartigianato regionale e che vede la partecipazione di 46 imprese. Artigianato artistico vuol dire cose create dai nostri artigiani con le loro mani, con l'ausilio di alcuni macchinari, però con un forte valore artistico. 42 le opere che si potranno ammirare, realizzate in legno, ferro, pietra, marmo, ceramica, vetro, mosaico. Tutte realizzazioni che daranno modo ai visitatori di apprezzare lavori di restauro, di legatoria e stamperia, di arte orafa e tessitura, di sartoria e pelletteria. Il titolo della mostra, Relazioni, può essere declinato perlomeno in due differenti modalità. Gli artigiani dialogano tra di loro e creano delle opere comuni, sono spesso in dialogo con i designer, con gli artisti e con il mondo che li circonda, e la mostra è proprio il principio delle relazioni. Sul piano del titolo della manifestazione Relazioni, penso che sia un ambito, un piano di relazioni vastissimo, perché di qua, dalla stazione, transitano culture da tutte le parti, no? L'esposizione approda a Trieste dopo aver ottenuto un ottimo successo a Udine. Credo che Trieste meritasse la presenza di queste che sono la punta dell'iceberg, cioè le truppe speciali di Confartigianato, quelle che il mondo artistico, che ne fanno della manualità e dei sentimenti un messaggio. A tutti i triestini, ma a tutti i viaggiatori, invitiamo di soffermarci alcuni minuti all'interno di questo spazio, uno spazio curato veramente con cura, dove le imprese artigiane del nostro territorio hanno dato il meglio di se stesse. Andiamo adesso ad occuparci del meteo. L'anticiclone caldo nordafricano interesserà tutta l'Italia da questo weekend e per tutta la prossima settimana. Sull'area alpina, in alcune giornate, aria più umida potrà farsi instabile dalle ore pomeridiane. La previsione per domani parla di cielo sereno poco nuvoloso con venti di brezza, zero termico oltre i 4.000 metri. Prima di salutarci, un appuntamento alle ore 21 questa sera al giardino pubblico
nell'ambito della rassegna cinematografica, verrà presentato il film La lunga corsa e il regista del film, Andrea Magnani, sarà a presentarlo e quindi anche a dialogare con il pubblico. Noi ci vediamo alle 18 con Trieste in diretta, alle 18.30 con Trieste d'Arte. Parleremo di una bellissima mostra che è allestita al Museo Carrà di Muggia. Poi vi ricordo alle 19.30 l'edizione serale del nostro telegiornale. Buon pomeriggio a tutti, a più tardi, arrivederci.